Ciao ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Come avete potuto intuire dal titolo, manca un mese, ma cosa? Al mio compleanno. Sono un po' agitata perché quando si avvicina il periodo del mio compleanno io divento nervosa, anche perché parecchi compleanni mi sono stati rovinati a causa di gente sbagliata, però non vi voglio dire esattamente cosa è successo qui sopra, preferisco che siano cose che devono rimanere private e tutto. Oggi, siccome manca un mese, ormai ci siamo, dai, ho deciso di trovare delle risposte che avevo dato su un sito in cui delle persone, degli utenti, diciamo, in forma anonima ti fanno delle domande e tu devi rispondere a quello che ti chiedono praticamente e sono domande, diciamo, che vanno da un anno fa fino a 6 anni fa, cioè che me l'avano fatte loro. Quindi iniziamo. Quali sono gli insegnamenti più importanti che hai imparato nella vita? Che non bisogna mai dare troppo agli altri perché se ne approfittano solo. Praticamente questa risposta l'avevo data in un periodo in cui io andavo, molto probabilmente andavo ancora a scuola. Sì, perché in fondo certe persone se ne erano approfittate della mia bontà, quindi mi riferivo a quello. Se avresti una macchina per viaggiare indietro nel tempo, quali sono i 3 errori che vorresti correggere? Aver dato troppo a chi magari non meritava nulla, giustamente. Aver voluto fare l'esonero in ginnastica l'ultimo anno di studi, anche quello. Non aver mangiato a sufficienza quando ero piccola perché facevo i capricci. Vabbè, da piccola ero semplicemente io. Pensi di essere un tipo coraggioso? No. Come saluti i tuoi amici? Spesse volte con la manina. Ciao ragazzi! No, va bene, ci siamo capiti. Quale sarà il nome del tuo primogenito? Penso che sia troppo presto pensare a queste cose, anche perché dovete sapere che questa domanda me la fece un utente. Quando non ero neanche fidanzata, quindi non potevo sapere dei figli, cose così. Ti sei mai addormentata a scuola? Sì, una volta durante l'ora di ginnastica. No, questa ve la devo proprio raccontare. Praticamente era l'ultima ora di lezione, però era proprio l'ultima volta che avremmo fatto ginnastica, quindi non abbiamo in realtà fatto ginnastica. E i pochi ragazzi che c'erano hanno preso praticamente il materassino, ci siamo messi lì a parlare, io avevo sonno e mi è venuto il sonno. Vabbè, queste sono cose praticamente da me, quindi lasciamo perdere. Sei innamorato? No. Perché chiaramente questa domanda me l'avevano fatta prima ancora che incontrassi il mio fidanzato, quindi non potevo essere innamorata. Qua invece non è una domanda, è un'affermazione, anche se sarebbe vietato farla perché le regole su quel sito sono proprio quelle. Siamo fidanzati, in forma anonima, quindi non lo so. Se mi dici il tuo nome, saprò dirtelo, vedi? Il nome del mio ragazzo comincia con la lettera D, se sei lui, dovresti dirmi il tuo nome completo. Cioè, praticamente qua un giro di parole ho fatto. Cosa ti fa perdere la pazienza? Quando appena comincio a parlare con una persona, questa già parte dal presupposto che ho torto senza lasciarmi finire di parlare. Quando una persona ha dei pregiudizi, cioè in pratica, quando mi succede un fatto, io praticamente, diciamo,
comincio ad aprir bocca che racconto questo fatto, quella persona comincia a dire no perché sei tu, ma se non mi fai neanche finire a parlare, come fai a dire sono io? Forse questo mi stavo riferendo perché a scuola ho avuto dei problemi. Qual è la cosa più pericolosa che hai mai fatto? Aver fatto la prima verticale sul pavimento senza mettere materassini sotto per non farmi male. Infatti, essendo il primo tentativo, sono caduta e mi sono fatta malissimo. E avrei dovuto aggiungere tra parentesi che ho praticamente spappolato due sedie in sala. Ma questi sono dettagli. Quante paia di scarpe postieri? Una ventina. Ci aggiungo. Ora, attualmente, oggi, ne possiedo poche, perché il cane me le ha mangiate tutte quante. Quindi, se non sono più 20, dobbiamo ringraziare il cane che non è qui presente, quindi non può dire la sua. Per quanto tempo può durare l'amore? Se un amore vero e sincero può durare anche tutta la vita, sì, io ci credo a questa cosa, perché lo vedo anche adesso che sono fidanzata, che le cose stanno andando avanti tra di noi, quindi alla fine sì, io ci credo, quindi anche adesso confermo. Quale lingua straniera ti piacerebbe imparare? Il tedesco. Cioè, non so come cavolo. Questa è una domanda vecchissima che mi hanno fatto. Non so come cavolo, che cosa mi poteva dire la testa il tedesco. Cioè, come mi è venuto in testa, non lo so. Cosa avresti voluto fare quest'estate che non sei riuscita a fare? Una gita a Torre Bruna con alcune amiche. Allora, per chi non lo sapesse, Torre Bruna è un piccolo paesino d'Abruzzo che confina col Molise. E queste amiche che devono venire a Torre Bruna si sono rivelate essere false amiche, però non voglio entrare nei dettagli perché comunque sono cose personali e sono felicissima soltanto di averle smascherate. Solo questo posso dire, basta. Qual è il sogno più strano che tu abbia mai fatto? La mia risposta. La vicepreside della scuola di mia sorella con mezza chiappa fuori. Solo io posso andare a sognare queste cose. Cioè, ma che cosa mi fumo io di sera? Che cosa bevo? Cioè, per fare sogni del genere, io non lo so. C'è qualcosa che dovresti buttare via ma non ci riesci? Certi ricordi del passato, sì, lo confermo anche oggi perché sono troppo legata al passato e casomai faccio fatica a fidarmi delle persone del presente proprio perché in passato mi hanno fatta soffrire. Infatti, se andate a vedere qui nel mio canale ci sono parecchi video in cui parlo del bullismo a scuola, di altre cose. Di ragazze che sono finte mie amiche, ma che in realtà avevano altri interessi, quindi io sinceramente ci vado un po' con i piedi per terra, ecco. Cita qualcosa che è triste e divertente al tempo stesso. Quando certe persone si inventano delle scuse per non venire, è triste perché ci rimane male, è divertente perché quelle persone credono che chi li sta di fronte sia così stupido da non accorgersi di nulla. Praticamente questa risposta io l'avevo data in risposta a certe persone che credevo, certe ragazze che credevo mie amiche che poi si sono rivelate non esserlo. Io non voglio entrare troppo nei particolari perché siamo comunque in pubblico in cui chiunque può vedere questo video anche con le ragazze stesse. E quindi diciamo che quello che posso dire è che queste ragazze erano delle grosse bugiarde perché si inventavano degli impegni per non venire quando invece non era così, senza che io avessi fatto nulla, perché per chi mi conosce sa che io non farei mai del male alle persone. Quindi così, senza motivo, in fondo è pure la vita che hanno fatto, la vita stessa, però non mi va di entrare troppo nei particolari perché no.
Hai mollato scuola? No, mi sono diplomata e che è diverso. Giustamente ho preso il diploma, non è che ho mollato la scuola. Che fai sabato? Sono impegnata con la mostra. Ah, sì, praticamente questa domanda me l'avevano fatta tipo un anno fa, proprio la settimana in cui dovevo fare la mostra. E quindi ho risposto così. Ti piacerebbe usare un'auto autonoma o preferisci guidare tu? La mia risposta. Guidare io, ma anche no! Giustamente perché poi sarà vietato per tutte le persone uscire in strada perché se guido io potrei mettere sotto qualcuno, quindi pessima idea. E con queste sono finite, praticamente perché ho voluto fare questo giochino con voi. Perché semplicemente perché io sto invecchiando, non me ne sto rendendo conto, sto per fare 27 anni, spero di fare un video speciale compleanno come ho fatto l'anno scorso, soltanto che stavolta ci sarà pure il mio fidanzato. L'anno scorso lui non è potuto venire per un problema personale, che anche questo non mi va di dire, però quest'anno lui ci sarà, quindi faremo il video insieme. Spero che anche la festa riesca, perché in pratica deve riuscire, cioè per forza, perché se ripenso a tutti i compleanni che mi sono stati rovinati a colpa di persone sbagliate, che non significa rovinati nel senso che uno è venuto qua e mi ha picchiato, no. Rovinati proprio moralmente, cioè persone che non so, che se ne sono fregate che io facevo il compleanno, ma io parlo di amici, non persone così. E quindi io adesso penso di meritare una festa. Ma infatti vi faccio soltanto un esempio. Vi posso fare un esempio? Allora, per esempio, il compleanno di 24 anni, certe persone me l'hanno rovinato. Perché me l'hanno rovinato? Perché diciamo che sono venuta al mio compleanno, però sono comportate male le mie amiche. 25 anni è stato anche peggio. 26 anni, anche se il mio fidanzato non è potuto venire proprio il giorno, però è stato bello perché comunque, essendomi allontanata da certe persone, mi ha portato soltanto cose positive. Spero che quest'anno sarà bello. L'esempio che vi volevo dire era questo, che l'altro giorno è stato il compleanno di una di queste ragazze che si è comportata male. Io giustamente ho cancellato i numeri perché sinceramente di persone così non me ne tiene di scrivere, di tenere i loro numeri. L'ho pure bloccata, però comunque io il numero della mamma di questa ragazza ce l'ho, quindi se volevo potevo scrivere alla mamma: guarda, dammi il numero, così le scrivo e le faccio gli auguri. Però io ovviamente questa cosa non l'ho fatta, non l'ho voluta fare di proposito, perché io sono una ragazza buona, sono una ragazza sensibile, però quando mi fanno arrabbiare, anzi, una parte di me sinceramente ha detto, voleva sinceramente che questa ragazza avesse avuto una festa rovinata come lei ha fatto con me. Cioè, mi dispiace pure perché faccio pure peccato. Però purtroppo io quando mi arrabbio divento intrattabile. Che poi, d'accordo, queste sono cose che comunque non vado a dire qua sopra. Però per chi mi contatta privatamente, io posso raccontare tutta la storia e posso dirvi che ci sta da mettersi le mani nei capelli. Anzi, c'è stato pure chi mi ha detto, ma se fossi io le avrei mandate a quel paese tempo prima, non avrei aspettato gli anni.
Comunque non mi voglio dilungare più di tanto perché comunque essendo qui sopra chiunque può vederlo, anche queste ragazze, sì, non è che mi fa paura il fatto che loro possano vedere questo video dove parlo di loro, anche se non faccio nomi, però chi mi conosce si capisce a chi mi sto riferendo. Semplicemente perché sinceramente io non mi va più di parlare di queste ragazze. Ho voluto soltanto aprire una parentesi perché sinceramente, giusto per rispondere a dare un senso a quello che voi avete sentito, in cui dicevo certi ricordi del passato, a cosa mi stavo riferendo, a cosa non mi stavo riferendo, vi ho dato un esempio terra terra, giusto per farvi capire. E comunque manca un mese al mio compleanno, io sono agitata, agitata perché invecchio. 27 anni, aiuto, ragazzi, vi prego aiutatemi. Aiutatemi a non fare 27 anni. No, dai, ovviamente, boh, ci sto scherzando. Comunque da una parte è positivo perché sono felice che rivedo il mio fidanzato, quindi è positivo, stiamo insieme, magari una bella torta. Io infatti spero che quel periodo lì, che il mio fidanzato starà qui, io spero di poter registrare più video, magari uno dove prepariamo le cose per la festa, un altro, lo speciale compleanno, quello chiaro manca, poi un altro, casomai altri video che magari vedremo nel momento. Io spero di sfruttare anche quei momenti lì per registrare dei video anche con lui. E quindi per oggi è tutto. A presto ragazzi!